E ben ritornati ragazzi in un nuovo video del Buddy. Oggi siamo qui come al solito sulla Big Vanilla. Ma prima di cominciare questo video vi ricordo che questa sera alle ore 19 vi aspetto in live sul sito Viola, perché stasera ci sono i Twitch Rivals, quindi un evento giganterrimo, bellissimo, di una competizione di Minecraft. E noi, cioè io, Marci, Nico e Mark, competiremo per l'Italia per cercare di vincere e di arrivare al primo passo, perché siamo fortissimi. Quindi abbiamo bisogno di tutto il vostro supporto e vi aspetto sul sito Viola alle 19, link in descrizione. Bene ragazzi, allora, cominciamo subito questo video. Oggi io, cioè, ho detto, vabbè, vado sulla Big Vanilla per fare qualcosa. E guardate che cosa mi è apparso qui. Mi è apparso una scatola, una cassa, chiamatela come volete, con un libro, ovviamente. Io ho già paura di sapere, di vedere che cos'è questo libro. Non ho voluto aprirlo perché, ragazzi, ho deciso di aprirlo con voi in questo momento nel video, perché è stata una cosa abbastanza inaspettata. Book and Quill, ok. Non è firmato, ragazzi. Questa è già una cosa che mi preoccupa veramente, veramente, veramente tanto. Ciao, tu non sai chi sono, ma ho bisogno di te. Ok, devi fare degli scherzi per me. Fa pure rima, ragazzi. È pure un poeta questo. Potrebbe essere Big Ladro, potrebbe essere qualcuno. In questa cesta troverai degli oggetti illegali da utilizzare per questi scherzi. Se non li farai, di pure addio alla tua casa. Ma perché sempre io finisco in queste cose, ragazzi? No, vorrei capire un attimo quali sarebbero questi oggetti illegali che ci sono all'interno di questa cesta. Apriamo. 1, 2, mi raccomando, lascia il like, 3. Allora, va bene la TNT? Va bene la redstone? Le due uova sono di... oh mio Dio, di cavallo zombie. E non so perché cosa potrei usarle, sinceramente. Adesso vedremo. Ma questo, ragazzi, perché io devo avere della bedrock per fare degli scherzi? Soprattutto perché c'è una testa di Herobrine con scritto Zero Steve's Head. Quindi probabilmente lui ha givato questa testa prendendo il nome di questa persona. Ma che cosa c'entra questa persona? Boh, va bene. Ok, lo accetto. Lo accetto. Devo fare questi scherzi. Li farò ovviamente a Nico, Loco e Margi, perché non voglio andare a toccare gli altri. Quindi, perché quella TNT è veramente tanta. Infatti mi sa che la piazzerò con un meccanismo che non funziona, perché io ho paura veramente di fare queste robe, sperando che nessuno se ne accorga, nemmeno chi mi ha messo questo cartello. E ovviamente non, cioè, voi non sapete nulla. Io proverò a fare il meccanismo il mio meglio possibile. Però la bedrock come la uso, ragazzi? Io ho un po' di paura. Quanta TNT è? 16 pezzi di TNT e 64 di redstone. Ok, questa cosa mi fa abbastanza paura. Queste uova di cavallo zombie. Ragazzi, ma perché tutte a me succedono queste cose? Cosa devo fare? Io non posso farmi gli scherzi da solo. Me li piazzo io questi pezzi di bedrock a casa, mannaggia me. Ah, però non l'ha detto in realtà che non posso farlo. Vabbè, quindi mi farò qualcosa anch'io, così almeno sono al pari con tutti gli altri. Ragazzi, andiamo a fare questi scherzi. Speriamo di non essere troppo cattivi con questi scherzi. Io non li voglio buttare via, perché ho paura che chi comunque ha messo quel cartello guarderà questo video, perché sicuramente sa che ci avrò fatto un video sopra e mi dirà: bravo, hai fatto tutte le cose, oppure buh, fai schifo, ti do fuoco alla casa. Spero, almeno spero. Spero, spero. Allora, prima persona, andiamo da Nico, ragazzi, perché almeno Nico lo posso avvisare, gli posso dire: guarda, ti ho dovuto fare uno scherzo, perché, insomma, vabbè, sperando che lega ovviamente il messaggio, non dirà colpa a qualcuno a caso. Ragazzi, meno male che mi ha detto che non posso dirlo, perché io in realtà... però in realtà, sapete una cosa? So che mi sento molto cattivo questa mattina. Potrei anche non dirglielo, ragazzi, gli farei gli scherzi solo così qua. Vabbè, ragazzi, nel caso avvisate voi tutte le altre persone a cui farò gli scherzi, perché ho paura di, anche di avvisare le persone, perché magari è una persona che sa questa cosa e quindi è un po' un casino. Mi dice: ho paura, ragazzi, ho paura. Perché devo aver paura? Andiamo a casa di Nico, va? Ok, siamo a casa di Nico, c'è la sua bellissima mappa con scritto M ciao, ma guardate quanta roba. Base di Newt, base di Kendall. Ah, qui a casa mia non l'ha messo, bene, bravo. Ah no, come base di Buddy? Come ha fatto a prendere base di Buddy? Dove l'ha messo questo stendardo? Vabbè. Allora, dobbiamo fare una cosa, ragazzi. Visto che abbiamo dei cavalli zombie, noi faremo una roba. Gli rapiremo passatello, cioè lo nasconderemo, ragazzi. Non rapisco assolutamente nulla, lo sapete benissimo. Nasconderemo passatello tipo qua dietro, qua da qualche altra parte. E metteremo un cavallo zombie lì, perché così almeno non... insomma, non... E chiudiamo il nostro povero passatello in questo modo, ragazzi. Io voglio fare degli scherzi leggeri, tra virgolette, perché
Ho veramente paura, ragazzi. Ho veramente, veramente, veramente paura. Quindi prendiamo ancora un po' di dirt. Facendo finta di niente. Vabbè, lasciamolo così, così almeno si accorge anche abbastanza subito che Passatello è nascosto lì dentro. E andiamo subito con il Zombie Horse Spawn Egg. Vediamo di utilizzare questi oggetti illegali al meglio, ragazzi. Perché comunque non vorrei deludere la persona che mi ha chiesto di fare questi scherzi. Ok? Quindi Passatello diventerà un cavallo zombie. Guardate che bello. Sapete cosa facciamo anche, raga? Prendiamo una name tag e lo chiamiamo Passatello, perché è giusto che sia così. Quindi vado a casa di Nico, prendo la name tag e poi torno qui con già la name tag con scritto Passatello. No, vabbè, dai, andiamo a prendere. Andiamo, vediamo nel magazzino, così magari, ragazzi, possiamo sempre a Nico fare una cosa molto... molto carina, tipo piazzare della bedrock dove non... insomma, dove non si possono aprire le chest. Anche se non vorrei essere così cattivo, quindi non penso che lo faremo. Però gli piazzeremo un po' di TNT nel magazzino per farlo un pochino spaventare, perché sapete che lui è molto suscettibile a queste cose. Quindi andiamo a piazzargli un po' di TNT nel magazzino, va là. E di fianco una torcia di redstone, molto bene. Sì, 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 permesso. Permessico, salve. Sai come mai sempre nel magazzino di Nico tutte queste cose, comunque, eh? Veramente, io non ho capito. Facciamo così, mettiamoglielo nelle colonne, così, ok, perfetto. E ce ne teniamo un pochino per qualcun altro. Bene, 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 bene. Allora, questo scherzo va benissimo, direi. Vediamo se c'è una torcia di redstone, se no la facciamo, no. Ma certo che c'è la torcia di redstone, Nico. Quanto sei bravo, Nico. Quanto sei bravo. Allora, facciamo così, gliele mettiamo tipo... mettergliela anche un blocco più vicino, vero? Sì, ok, perfetto. Tac e tac, così ci sono le torce di redstone. Sperando che non le sposti, che non le attacchi lì, perché conosco Nico che è un po' stupidino. E lì c'è una testa di zombie. Beh, io direi che allora a questo punto, sotto la testa di zombie, possiamo benissimo mettere la testa di Herobrine. Che ne dite? Tipo così. Potrebbe essere carina come cosa, sì. Decisamente mi piace, è uno scherzo abbastanza facile da distruggere, ma è il giusto spaventoso e va bene così. Ah, però io devo prendere la name tag, mannaggia me. Quindi torniamo giù e prendiamo la name tag. Ok, ok, ci siamo, abbiamo preso la nostra name tag. Adesso la dobbiamo rinominare con la scritta Passatello. E basta, dobbiamo metterla al suo bellissimo e amatissimo Passatello fake. Quindi allora fa... eh sì, certo che se non metto niente cosa scrivi, buddy, anche tu. Allora, name tag, e qui sarà Passatello. Passatiello, era Passatello, Passatiello. Vabbè, fa niente, noi abbiamo Passatello, così magari capisci anche che è un fake. E intanto è arrivata pure la notte. Che bello, che bello. Proprio il momento giusto per fare tutti. Ma è sparito quel creeper. Raga, l'avete visto anche voi? Qui c'è qualcuno nel server che mi vuole spaventare, mi sa, eh. Io un po' paura ce l'ho, un po' paura ce l'ho, già 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 già. Allora, dopo aver preso la name tag con Passatello, abbiamo qui il nostro Passatello zombie, che è Zpassatello. Chiamatelo come volete, qui ci sono tutti i cavalli scheletro, cioè, vabbè, Andrea e tutto il resto. Bene, ragazzi, io direi che da Nico abbiamo finito. Abbiamo, dai, siamo stati anche abbastanza bravi con gli scherzi. Anzi, magari facciamo così, giusto perché poi magari si arrabbiano e non hanno fatto abbastanza scherzi in giro. Mettiamo due blocchi di bedrock qua, così, che non toglierà mai, perché è giusto così. È giusto così, ragazzi. Mi hanno detto di fare degli scherzi, io purtroppo devo fare degli scherzi. Riprendiamo la barca, scappiamo, aspettiamo che arrivi il giorno e andiamocene a casa del buon Locolo Chris, perché almeno lo so che lui gli scherzi li prende bene. Poi so che lui può fare gli scherzi a me, quindi mi va bene, va bene così, va bene. Allora, devo cercare la ghiacciovia di Loco. Dove mannaggia è quella ghiacciovia? Ogni volta la perdo. Eccola qui. Perfetto, per andare a casa del buon Loco Locris. Però questa volta Loco gli facciamo una cosa un po' più cattivella, diciamo. Gli facciamo una zona dove c'è il cavallo zombie, così lui pensa di poterselo prendere, con sotto della TNT e la bedrock che blocca le entrate, diciamo, una roba del genere. In modo che con una parachute plate, quando lui fa le cose, cioè quando lui vuole prendere quel cavallo, il cavallo esploderà. Perché giustamente, ragazzi, è un oggetto illegale. Io infatti spero che Nico lo distrugga quel cavallo, perché questi oggetti illegali io non li voglio più avere nell'inventario. Veramente, eh. Veramente non li voglio più avere. Per favore, non datemi più queste robe, per favore. Anche tu che mi hai fatto fare questi scherzi, mannaggia te, mannaggia. Guarda, io veramente mi dissocio da tutto questo, ragazzi. Mi dissocio. Anche se però mi diverto a fare gli scherzi, quindi vabbè, grazie. Beh, lasciamo stare. Siamo a casa del buon Chris, e qui c'è ancora il mio meccanismo che avevo fatto, che qualcuno ha fatto saltare per aria. Siete tutte delle persone orrende, però vabbè, fa niente. Va bene così. Va bene così. Non mi lamento, non mi lamento. Oramai casa di Loco, purtroppo, o di Lili, chiamatela come volete, è piena di esplosivo e insomma è un po' un casino.
Ma sapete cosa gli faccio? Anzi, altro che TNT. Oh, sono malvagio. Sono malvagio, cavallo scheletro. Sono malvagio. Allora, a parte che lì c'è quello zombie cattivo, orrendo, già quello bruttissimo, proprio quello brutto, 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 brutto. Allora, qui, vediamo, in questo magazzino si è fatto qualcosa. No, non ha ancora fatto nulla, mannaggia me, quindi possiamo fare così. Oh, mannaggia, ho sbagliato blocco. Loco si troverà un blocco di bedrock lì così, non lo toglierà mai, va bene ragazzi, va bene, poi gli daremo, magari chiederemo al buon Guerra se può togliere lui queste cose, perché io, cioè, insomma, ho fatto un po', insomma, ecco. Qua c'è la stanza segreta, quella che aveva creato Loco durante l'evento, perché, cioè, boh, io non ho parole. Quella che poi ha fatto esplodere, ovviamente, quella stanza finta che aveva creato, e va bene così. Allora, io avrei un'idea, ragazzi. Visto che ne abbiamo 3 di pezzettini di bedrock, dobbiamo trovare il modo di bloccare il cavallo zombie, tipo, all'interno di una roba del genere. Facciamo così, 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 così. Ok, perfetto. E dobbiamo trovare anche il modo di fare un meccanismo per attivare le cose, giustamente così. Però devo fare così. Ok. Mamma mia che velocità nel sostituire i blocchi, ragazzi. Se non sapete questo trick, imparatelo, perché è veramente qualcosa di fantastico. Dobbiamo fare così, così, così. E poi mi sono fregato con le mie manine. Mi sono fregato, managgia a me, managgia. Vabbè, facciamo una roba del genere. Anzi, ve lo dico io cosa facciamo. Guardate qua, tac, mettiamo la dinamite per distruggere questi oggetti illegali. Perché io, ragazzi, veramente non ne posso più di averceli qua. Cioè, è qualcosa di... mi mette più ansia che altro, veramente, avere una roba del genere nell'inventario. Quindi mettiamo 1, 2, 3 e 4. Oppalai. Tanto lontano dalle sue farm, ragazzi, mi prendo io la responsabilità. Al massimo distruggo io tutte le cose, ok? Ok, va bene, bravo Buddy. Allora, ok, mettiamo un po' di simboli per nascondere il tutto. Ed è perfetto, il nostro cavallo zombie pronto per esplodere. Qui ci sarà il meccanismo che farà partire tutto. Ma metteremo delle pressure plate tutte intorno, ovviamente, perché sennò non c'è gusto. E così finiremo lo scherzo di Loco, perché così Loco vedrà tutte le pressure plate. Tutte non attiveranno la cosa, ovviamente, ma ovviamente quella che Loco andrà a toccare, perché tanto ci girerà intorno sopra. Oramai conosco i miei polli e farà saltare tutto per aria. Semplice. Bene ragazzi, io direi che con gli scherzi abbiamo finito. Io non voglio più assolutamente, per nessun motivo di questo mondo, tenere oggetti illegali qua dentro. Quindi, persona che mi ha fatto fare queste cose, sei veramente una persona orribile. Io penso che sia stato comunque il big ladro, perché era da un po' che non si faceva sentire da noi. E niente ragazzi, io vi dico di avvisate voi le persone, per favore. Scrivete sotto nei commenti dei video delle persone che ho dovuto fare questi scherzi, che non è colpa mia, se vi prego, difendetemi anche voi, perché l'avete visto, ragazzi. Non è stata una mia scelta, non volevo farlo e basta così. Ragazzi, per questo video è tutto. Ovviamente vi aspetto questa sera alle ore 19 su Twitch, quindi sulla piattaforma Viola che trovate qui in descrizione. Mi raccomando, vi aspetto, perché abbiamo bisogno di tutto il vostro supporto. Qui dovrebbero comparire gli altri video. Attivate la campanellina, iscrivetevi se il video vi è piaciuto. Ci vediamo in un prossimo video. Ciao a tutti.